benvenuti gente in questo nuovo video. Io e Marco ci siamo svegliati alle 6, sono le 7 e mezza, siamo saliti a San Luca. Tutto questo per mostrarvi quanto è bello svegliarsi presto la mattina, cosa che non faccio mai. La sveglia del mio orologio ha appena suonato le 7 e mezza della mia sveglia solita, che stoppo e alla fine mi sveglio alle 9 tutte le mattine. Quindi Marco, perché tutte le mattine tu ti alzi alle 6 e sali in cima a San Luca? Una gran voglia di battere quella voglia di stare nel letto, di uscire, di cominciare la giornata facendo una cosa che non vorresti fare, che poi si trasforma in realtà mi ascolto dei podcast salendo, mi faccio dei viaggi in testa su quello che devo fare per la giornata, su quello che non ho fatto il giorno prima. Un attimo, un momento dove invece di stare nel letto sul cellulare per 2 ore, poi uscire, dico, a un certo punto ho cominciato a capire che perché non esco e faccio qualcosa. Allora ho cominciato a fare una gran fatica all'inizio, e poi dopo la vista non è sempre appagante, cioè arrivi su e ogni tanto c'è la nebbia, ci sono nuvole, ci sono un sacco di cose che non ti danno la soddisfazione di dire wow, ho fatto bene ad uscire oggi. Però mentre stai scendendo, mentre stai ascoltando il rumore dei tuoi passi, il rumore degli uccelli che cantano, vedi piccole cose come dei cerbiatti, ma anche le cose brutte, le macchine che ti passano di fianco, vedi, senti il freddo, no? Ogni tanto c'è questo vento gelido che ti taglia la pelle, ti dà comunque una grande soddisfazione di uscire e fare queste cose. Soprattutto quando non lo vuoi fare, cioè quelli il momento vero, i momenti più belli, sono proprio le mattine dove dico che cazzo me lo fa fare, e invece ti svegli e lo fai lo stesso. E questa è la vista che Marco si vede quando sale la mattina all'alba. La posizione dei miei animali non sembra affatto, poi è gigante, come fa paura, cioè se non avessi, se fossi un uomo primitivo mi stai cagando sotto di tutto. E ora è il momento di scendere dopo questa bella salita che Marco mi ha mostrato. No. Bisogna scendere dopo la salita, perché sennò se vai soltanto in alto finisci che sei un eremita, ti crescono 2 baffi lunghissimi e poi dopo è difficile adattarsi alla civiltà. In realtà farsi un'oretta lontano dalla città serve proprio per entrarci dentro in modo un po' più critico, un po' più con la testa un po' più affilata, pronto per la battaglia quotidiana con gli altri esseri umani. Questo è il mio specchio preferito perché ti fa un effetto. Si fanno anche la cacca qua. Buongiorno camminatori. Strano comunque fare tutte queste volte la salita di San Luca, filmarla sempre in modi completamente diversi, ogni volta con un umore diverso, ogni volta in un modo diverso. E poi quando scendi è sempre lei. Quindi Marco, tu tutte le mattine, prima di partire per il Pacific Crest Trail, ti facevi una cosa del genere? Sì, mi sono allenato per un mese quando stavo da mio zio alle Hawaii, che ha un sacco di proprietà, avevamo bisogno di una mano a sistemare le case, i giardini, eccetera. Allora mi svegliavo alle 4:30 del mattino, partivo, mi trovavo in cima alla montagna che c'era dietro a casa, con lo zaino che diventava sempre più pesante, poi scendevo e ricominciavo tutta la mia giornata.
Mi ha fatto così per un mese intero. Che ho questa grande volontà di fare cose per cambiarmi, per mettermi, per diventare pronto per il PCT, lo cammino che mi aspettavo. Soltanto che adesso lo sto facendo di nuovo con un allenamento simile, ogni mattina mi alzo, vado su, eccetera, però non c'ho un cammino che mi aspetta. Cioè, lo sto facendo più come un approccio alla vita, cioè di entrare in questa mentalità di uscire, di fare una cosa, e poi quello che mi aspetta nel futuro non lo so bene, però è utile fare questa cosa, nonostante non devi fare cammini, non devi fare cose, non devi... Cioè, soltanto per la vita quotidiana fare questi tipi di allenamenti sono spettacolari. E quindi uscite, fate una cosa che non per forza deve essere un cammino, però qualcosa che ti prepari, che ti prepari una grande sfida, che è quello che è il giorno dopo giorno, andare in ufficio o fare altre cose. Poi, cioè, tutti dicono che vabbè, ma io non ce la faccio a svegliarmi così presto, e vabbè, vai a letto prima. Cioè, io vado a letto di solito, cioè, a mezzanotte io sono collassato, cioè non ce la faccio a fare niente. E poi ci sono quelli che non so, si svegliano veramente alle 4, però vanno a letto alle 10. Soltanto di scegliersi le proprie battaglie, di capire quando vuoi fare le cose. Cos'è una cosa che per te ha senso? Se per te ha senso uscire, bere, fare cose, esci e bevi e fai le cose. Però fare queste cose qua è veramente spettacolare. Sai, Marco, che non sono mai passato qui sotto questo arco, anzi, la volta che ho cercato di fare la via degli dei in bici, sono passato da qui sotto, però poi ho fallito. Tu hai cercato di fare la via degli dei in bici? Sì. Quando? Il 27 dicembre 2017. Era prima che lo facessi a piedi? No, è stato tra la volta... No, 2016, perché... Ero tornato dall'Erasmus in Inghilterra e volevo... E, cioè, non riuscivo più a camminare perché avevo male alle ginocchia. Mm-hmm. Quindi ho detto, mi do il bikepacking. Ero anche andato in un'azienda inglese per chiedere uno sponsorship. Ti ricordi? Sì, l'Alpkit? Sì. E niente, tornai per le vacanze. Io al tempo comunque facevo le consegne in bici per delivery, quindi mi sentivo molto allenato. Cioè, avevo fatto 1000 chilometri in 2 mesi, avevo veramente fatto un botto di bici, poi Coventry è molto collinare, quindi mi sentivo carico. Uh-huh. E volevo fare la via degli dei in bici in 2 giorni con tutte le borse. Uh-huh. Dormire in sacco pece, dormire in tenda. Morale, la salita di San Luca, devastante. Avevo la bici che era veramente un catafalco, pesava un botto. Uh-huh. E mi sono ritrovato a Brento, che ho detto, io qui sto spendendo il mio tempo a casa dall'Erasmus, vabbè, che avevo anche l'amorosa all'epoca, a soffrire il freddo e la fatica. Vale di più la pena finire la via degli dei in 2 giorni in bici stando di merda, oppure stare a casa a godermi la vacanza? Quel momento ho deciso che la cosa più importante per me era stare a casa a godermi la vacanza. Bravo. Sono tornato indietro a Pianoro e poi... Ma tu sei cominciato, hai cominciato da Bagnacavallo? No, ho cominciato da Bologna. Ma però sarebbe stato figo Bagnacavallo a Firenze come gita. Vabbè, è quasi da 100 km del passatore. Anche quello, macchina. E questa, gente, è la storia di come ho fallito la mia via degli dei per la terza volta. Adesso siamo tre pari, perché l'ho fallita 2 volte a piedi, 1 volta in bici e ce l'ho fatta 3 volte. Me ne manca una per essere vincitore. Ma ogni volta che si sale a fare San Luca e non si va fino a Firenze, è un fallimento. Io sto fallendo un sacco di volte la via degli dei. Perché ogni volta macchina, che salgo dico, ma io potrei arrivare a Firenze forse. Io e Marco siamo ufficialmente tornati nella civiltà. Grazie, siete diventati 6.000 camminatori, questa cosa è incredibile, non mi aspettavo, non mi sarei veramente mai aspettato una roba del genere. Grazie di cuore, spero di avervi invogliato a svegliarvi un po' prima, soprattutto ad invogliare me stesso, spero di aver invogliato me stesso a svegliarmi prima. Gente, ci vediamo col prossimo video, ciao!